I now propose to compare a liver with a brain. Ora vi propongo di equiparare un fegato al cervello. When I would have proposed that at my university and proposed to my colleagues to compare a brain with a liver, se quando io ho proposto ai miei colleghi o ai miei studenti anatomisti di equiparare questi due organi, they would ask themselves, has Jaap gone mad or something? Direbbero, ma è impazzito? What has the liver to do with the brain? Cosa c'entra il fegato col cervello? Liver is chapter 5 in your anatomy book. Il fegato lo trovi a capitolo 5. And it has to do with metabolism. Ha a che fare col metabolismo. And brain is chapter 12 and it has to do with seeing and hearing and consciousness. E il cervello lo trovi a capitolo 12, ha a che fare con la vista, con i sensi. Yep, come on man, what has a brain to do with the liver? Vabbè dai Yap, cosa vuol dire equipararli? Remember this morning. Vi ricordate questa mattina? What has the spirit to do with body? Cosa c'entra lo spirito col corpo? Nothing. Niente. They are so polarity. Sono polari. That they are so different. E sono così diversi. That you might think that there are two different realities. Che magari pensi ci sono due realtà diverse. So maybe it's good to compare a liver with a brain. E quindi magari è bene equipararli. Maybe these organs are a polarity. Forse sono proprio questi due organi polari. And maybe it will help us to understand that I live completely different in my abdomen compared to how I live in my head with my soul and my body. E magari ci potranno aiutare a comprendere che vivo completamente diverso nella mia testa rispetto all'addome. Let's not listen to the laughter of my colleagues in Maastricht, but let's do it. Evitiamo di sentire le risate dei miei colleghi, facciamole basta. They were used to Jaap, that he was strange. Loro ormai sono abituati che sono un po' strano.